Bentrovati amici di Live Bomber per la prima semifinale di questa sera al Forum Center di Premier League tra Southampton e Manchester United. La palla in avanti per Pecoraro, che arriva sul pallone, il tiro e il gol di Pecoraro. 1-0 Southampton. Le gambe e sulla sinistra c'è Anticoli, che cerca bene il compagno di muro, pallone respinto e arriva Schneider, che non riesce a insaccare. Attenzione, adesso Anticoli recupera questo pallone e la salva sulla linea. Manchester un calcio di punizione sulla destra, il pallone è respinto, ma ancora il tiro con il gol di Caporali, che vale l'1-1. Al centro, risultato di 1-1. Manchester recuperato con un bel gol di Francesco Caporali. Adesso ancora il Manchester, attenzione in avanti con Trigarico che appoggia per il compagno che tocca la palla in rete e si ribalta subito il match, il 2-1 del Manchester. Pallone adesso intercettato di muro per Giannetti in avanti e scavalca Troiani. Match di nuovo in pareggio. Attenzione ora al calcio di punizione in favore del Southampton. Bisci il sinistro con una deviazione, il gol del 3-2. Ora il Manchester in avanti, il pallone, attenzione, filtra e c'è il gol di Ciccantelli per il 3-3. Adesso in avanti Pecoraro per il compagno, ci mette la mano Troiani, c'è forse un fallo, fischia l'arbitro, fine primo tempo e inizia qui il secondo tempo di questo primo quarto di finale Southampton contro Manchester, risultato sul 3-3. Ora Tricarico in avanti, pallone per D'Amelio. D'Amelio in aria, si inventa qualcosa D'Amelio, la palla persa. Allora, attenzione, ripartenza fulminea del Southampton con il gol del 4-3 firmato Anticoli. Attenzione ora al tiro di Schneider, respinto con un piede da Troiani. E attenzione ancora la palla persa, Giannetti ha trovato subito il tiro. Attenzione, messo giù Giannetti. E il gol del 5-3. Forse adesso in questo momento per il Southampton nel tiro che ha sorpreso Troiani. Ed è 6-3 firmato da Schneider. Ora il Southampton è scatenato adesso in avanti con Anticoli, il sinistro para Troiani. Di muro chiuso, su Tricarico appoggia sulla destra, ancora Tricarico il destro, grandissima parata di Perotti e la traversa, cerca qualcuno in avanti, ma la palla è intercettata bene da Schneider. Schneider centralmente prova a allargarsi e recupera bene il pallone. Palla ancora recuperata da Schneider, che può andare adesso verso la porta. Appoggia per Bisci, il tiro murato. Attenzione adesso sulla destra c'è D'Amelio che tocca per Poggiaroni. Il gol nel 6-4. Rimessa allora Southampton per Di Muro, subito il sinistro che si insacca, 7-4. Ancora il Southampton in avanti, Schneider sulla destra, il palo di Schneider. D'Amelio, ora Ciccantelli. Sinistra, c'è Lavorgna, appoggia bene per Tricarico. Tricarico centralmente, attenzione, trova D'Amelio che appoggia l'indietro per Lavorgna.
Adesso il pallone che termina in rete. Segna da meglio. Serie ribattute. 7-5. Allora, allo scadere la partita, attenzione. E finisce allora il match. Vince il Southampton per 7-5. Allora abbiamo qui stasera il portiere del Southampton, Marco Perotti, autore di una grandissima prestazione che ha permesso alla sua squadra di vincere il match. Quarto di finale importantissimo. Allora Marco, io volevo chiedere, che voleresti a questa prestazione e pensi che a questo punto la tua squadra potrebbe arrivare fino in fondo? Io il voto lo do alla squadra, non lo do al singolo, Sì. quindi la squadra è nata da niente, da nulla, e le prime partite abbiamo faticato tantissimo anche a trovarci e sono contento di questa qualificazione perché, ripeto, se lo meritano tutti, e dal primo quindi dal portiere fino a... E niente, adesso andiamo a giocare questi quarti di finale, giusto? Semifinale. Semifinale. Andiamo a giocare queste semifinali e vediamo, non mi sbilancio perché non so le altre squadre, comunque sono squadre anche forti. Se non di più di noi, quindi ci andiamo a giocare e vediamo. Il calcio a 5 è uno sport strano, quindi alla fine si gioca e si vede, insomma. Grazie mille Marco, in Prego, bocca al ciao. lupo. Prego. Allora, partita terminata per 7-5 e intanto a riscaldamento ci sono Arsenal-Liverpool per l'altro quarto di finale di questa sera.